Carissimi, bentornati ad un'altra puntata di Espresso Triplo Gran Caffè, il podcast del sottoscritto Angelo Bandizziol, espressotriplo.com. Allora, oggi vorrei dedicare una puntata intera, sarò veloce, istantaneo, ma anche proficuo, su come scrivere un messaggio pubblicitario. Allora, anche se siamo nel 2019, è molto importante capire che le parole hanno un potere enorme. Chi dice che il video è il futuro, come il sottoscritto l'ha detto in alcuni articoli, ma dipende poi dal fine ultimo, non capisce che il video stesso, anche questo audio, è un insieme di parole. Quindi questa puntata potrebbe essere anche rinominata come scrivere un messaggio pubblicitario per puntini puntini, video, audio, script, brochure, leaflet, tutto quello che ci interessa. Allora, qual è il punto sostanziale? Si può avere il miglior prodotto del mondo, tuttavia se nessuno ne conosce l'esistenza, sarà molto difficile che il nostro business sopravviva. Bisogna quindi mettere insieme un messaggio che attragga l'attenzione del pubblico giusto. E a questo punto mi aspetto la domanda, sì, ma come si fa a scrivere un buon messaggio pubblicitario? Allora, ci sono tutta una serie di checklist che io ho messo insieme, carta canta, che forse la maggior parte conosce, ma di sicuro la maggior parte non usa. Quindi, al sentirlo, alcuni di voi diranno, ah sì, ma questa la conosco, quest'altra pure, quest'altra pure. Sì, il punto è quanti mettono in pratica, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mere. Allora, grazie a questa checklist sarete in grado passo passo di creare un messaggio migliore almeno del 70% dei competitor, questo poco ma sicuro. Partiamo dal titolo del messaggio pubblicitario. È molto importante specificare il beneficio che il vostro prodotto o servizio porta al cliente. Chi, per esempio, compra un trapano non lo fa tanto perché è blu, perché è wireless, perché ha la carica veloce, eccetera, eccetera, ma perché deve fare un buco nel muro. Questo è il beneficio. La caratteristica è che è veloce, leggero, wireless, eccetera, eccetera. Il beneficio è quello che ti porta il valore aggiunto, e cioè il buco nel muro. Bisogna inserire poi un elemento che faccia scatenare un'emozione. Fare quindi leva su qualcosa che emoziona il cliente. Se si parla di, non lo so, macchine, velocità, quindi sensazione sportiva, sei come un pilota di Formula 1, oppure libertà, andare oltre i tuoi limiti, eccetera, eccetera. Questo è quello che fa leva poi su un'emozione. Il titolo deve essere grande, sfacciatamente più grande del corpo messaggio. Sembra ovvio, ma in molti sottovalutano questo punto. Infatti l'utente deve avanzare un passo alla volta dal titolo fino al messaggio pubblicitario e fino all'azione. Se falliamo nel procedimento, è molto probabile che il potenziale cliente perda l'interesse. Quindi il titolo è il primo step, quello che porta l'attenzione su cosa scriviamo, e deve essere più grande, punto. Quando parliamo di grandezza, però, molti potrebbero pensare, ora metto tutto in stampatello, no? Usare soltanto la prima lettera maiuscola, usare lo stampatello per i titoli funziona solo se questi sono corti, come per dire attentato, punto esclamativo. Se il titolo è troppo lungo, rischia impossibile che questo sia letto. Quindi se il titolo è il seguente, scopri come migliorare il tuo business in 10 semplici step con il mio metodo, è tutto in stampatello, è un casino, fa proprio male agli occhi, quindi evitare. Poi inserire un titolo tra virgolette, magari in prima persona, aumenta sicuramente la conversione di almeno un 20%. Questi sono dati miei, quindi ancora una volta carta canta. L'esempio è tra virgolette, grazie a Robo Zumba, per dire, niente più mal di schiena mentre pulisco io i pavimenti. Questo dà vita ad una certa curiosità. Fammi vedere chi l'ha scritta sta cosa, fammi leggere la storia che magari è simile alla mia, vediamo. Passiamo quindi, dopo il titolo, al messaggio pubblicitario, due punti svolgimento, e cioè
nuova checklist per quanto riguarda il body, il corpo del messaggio. Creare una connessione tra il titolo e la prima riga. Il messaggio quindi deve continuare senza interruzioni. Immagina l'acqua che, no, deve essere fluida. Ci sono più di un paragrafo? Bene, anche qui bisogna creare una connessione tra il paragrafo precedente e il successivo. L'utente deve essere invogliato a continuare a leggere. Ora, chi dice, ecco una postilla, allora è meglio il video, allora è meglio l'audio? No. Un testo può essere interessante tanto quanto un video. Un video può far cagare tanto quanto un audio e un testo. Anzi, se il video è fatto male, è anche più difficile andare avanti e cercare il punto che ci interessa, mentre il testo, se orchestrato bene con i sottotitoli, i vari paragrafi, uno scrollando potrebbe arrivare al sottoparagrafo che gli interessa e quindi leggendolo potrebbe dire: ah, allora mi interessa questa cosa, fammi ripartire dall'inizio, no? Oppure fammi continuare a leggere, ho trovato qualcosa, un gancio che mi interessa. Quindi il video sì, va bene, se però sfrutti il valore aggiunto del video, e cioè la parte visiva. Se mi devi far vedere come fare una pizza, bene. Se mi devi far vedere come riparare una lavatrice, bene. Se mi devi far vedere come fare un fix del computer, quindi invece di scrivere apri questo, vai in alto a destra, è ovvio che se me lo fai vedere è più facile. Tuttavia, se devi usare il video per una semplice talking head, quindi una testa parlante, uno che sta là davanti al video e dice qualcosa che potrebbe essere ascoltato anche con il video chiuso a tendina, quindi minimizzato in background, non c'è il valore aggiunto del video stesso. Anzi, l'audio, per esempio, è molto più informale. Uno potrebbe registrare un audio mentre è in pigiama o sulla tazza del cesso. E soprattutto la voce di per sé è molto più intima di un video. Magari la voce espressa in un certo modo potrebbe risultare più simpatica, più amichevole. Quando poi lo vedi in faccia, con una certa pettinatura e una t-shirt da minchione, ecco fatto che ti sta sulle palle la persona, no? Quindi attenzione, le parole sono comunque importanti. Nella scrittura, che come abbiamo detto potrebbe essere un video, scrittura stessa o anche un audio, bisogna usare quindi nel messaggio il tu, tuo, per te. Scordiamoci quindi il noi, io, la nostra azienda, noi facciamo, tutte quelle minchiate in prima persona. Non è un elogio a ciò che fai tu, ma a ciò che puoi fare per il cliente. Questo è importante. Concentrarsi poi solo su un beneficio del prodotto. Non serve riempire con 200.000 dettagli il messaggio pubblicitario. Se uno poi fa mente locale, si ricorda quando fu presentato il MacBook Air, ai tempi di quando Apple era grande, Steve Jobs avrebbe potuto parlare di potenza, durata, batteria. Invece si è concentrato su un aspetto solamente, leggerezza. Cosa fece? Estrasse il MacBook Air da una busta di una lettera A4, più o meno era, per far capire la leggerezza. Poi passiamo alla parte successiva. Come fare per essere sicuri che il cliente passi all'azione dopo aver letto il nostro messaggio? Allora, voglio consigliarvi un approccio logico per attrarre clienti e invogliarli all'azione. In molti suggerirebbero il classico modello AIDA, attenzione, interesse, desiderio e azione. Per carità, va benissimo. Tuttavia, mi sento di usare un modo più completo, simile ad una scala, no? Fatta di gradini, dove ognuno di esso rappresenta uno stadio del cliente. Allora, carta e penna sempre. Partiamo dal gradino 0, e cioè nessun problema. In altre parole, il cliente non sa di averne uno, non sa di avere un problema, tocca metterglielo davanti agli occhi. E con questo non dico che bisogna fare il brainwashing, ok? Bisogna persuadere. Allora, persuadere vuol dire far capire al cliente un beneficio, qualcosa dal quale lui potrà trarre un valore aggiunto. Ok, il brainwashing è l'opposto della medaglia.
Quindi quando prendi la capoccia del cliente e gli vuoi fare quello che vuoi tu, non quello che è il bene suo. Quindi quella si chiama manipolazione, non persuasione. Poi passiamo al gradino 1. Problema: il nostro utente realizza di avere un problema, quindi sale la scala. Gradino 2. Va alla ricerca delle soluzioni esistenti. Si prende atto quindi che esistano diverse soluzioni per il problema. Quindi nel nostro messaggio possiamo anche dire c'è questo, questo e questo a disposizione. Fino ad arrivare al gradino 3, cioè la nostra soluzione. Ci sono queste, queste e queste, ma possiamo introdurre anche come noi intendiamo risolvere il problema del cliente. Così da confermare di più il mindset in cui si trova il cliente stesso. Dice, ah sì, io conosco una di queste, non conoscevo quella, vediamo cosa mi proponi. Gradino 4 e quindi i benefici, ancora una volta parlare del perché l'utente trarrà beneficio usando il nostro prodotto. Ci siamo? Gradino 5, convincere. Ma come? Attraverso i fatti, magari usando qualche testimonial. Questo è un metodo che è molto potente, ma ne riparleremo in un'altra puntata del podcast. Convincere vuol dire, come abbiamo detto, dare i fatti. Valore aggiunto, non manipolare, ok? Vogliamo persuadere, che è completamente differente. Andatevi a leggere il vocabolario. Dopodiché arriviamo alla fine, un gradino 6, cioè l'azione. Rendere semplice l'ultimo passo che l'utente deve fare per essere convertito. Bottone per mandare un'email, numero di telefono per chiamare la nostra società, tutto deve risultare estremamente semplice, altrimenti bye bye, futuro cliente. Cioè, dopo essere gasato, stato gasato, aver attratto l'attenzione, questo deve fare il passaggio, no? Allora, se non gli diamo l'ultimo passaggio, è come averci mozzato le gambe da soli. Ora che sappiamo come scrivere un messaggio pubblicitario, siamo arrivati alla fine e possiamo incominciare a provare. Di certo all'inizio non sarà facile, ma una volta trovato il metodo giusto per voi, questo approccio darà un sacco di soddisfazioni. Il tutto può essere anche applicato al blog, eh? Parliamoci chiaro, soprattutto se al momento non lo legge nessuno. Grazie ancora una volta di essere stati all'ascolto. Share if you care e alla prossima.